incontri possibili qui al Castello di Sabuto in compagnia di Alberto Laneve. Sei sassofonista, musicista e compositore dei brani che sentiremo questa sera, insieme a una danzatrice, quindi c'è un connubio di musica e danza. Cosa ci puoi dire in più, cosa puoi aggiungere a quello che sarà insomma l'esibizione? Sì, allora intanto grazie per questo spazio che mi state dedicando. Sono felicissimo di stare in questa location magica, perché poi alla fine la musica ha bisogno di luoghi per farla vivere nel miglior modo possibile. E cosa vi posso dire? Vi posso dire intanto che è un incontro possibile perché si parla di musica e di danza, quindi di due arti che spesso sono, anzi quasi sempre sono in simbiosi. E l'esperimento di questa sera è molto particolare perché ci sono dei brani miei ispirati ad alcuni dipinti del pittore statunitense Edward Hopper, e su questi quadri quindi si creeranno delle situazioni di simbiosi fra me e la ballerina che è Teresa Serra Cassano. E quindi sia da un punto di vista musicale sia da un punto di vista di improvvisazione cercheremo di interagire fra noi. La passione per il sax, quindi per la musica, anche per la composizione e in questo caso appunto per l'arte, da cosa nasce? La passione per il sax, diciamo che la passione per la musica è nata prima che la passione per il sax. Poi nei nostri piccoli paesi c'è la cultura delle bande, quindi come moltissimi siamo partiti da lì e abbiamo iniziato il nostro percorso musicale, che poi si è sviluppato nel corso del tempo. Quindi una passione che parte per la musica è una passione poi che si è andata a riversare completamente sullo strumento che è il sax, che poi alla fine uno strumento vale l'altro, è il mezzo, lo strumento per raggiungere la passione, che è appunto quella della musica.